Ciao amici appassionati di bici sport, sono qui per raccontarvi cosa è successo nella sesta tappa del Tour, la tappa più lunga, quasi 220 km, con tre gran premi di terza e quarta categoria e uno sprint a 145 km. Si pensava fosse una tappa di trasferimento dopo quello che era successo negli 11 settori di pavé di ieri e soprattutto in previsione delle salite di domani. Ma la maglia gialla ha fatto subito capire di che pasta è fatta. Wout van Aert scatenato, un continuo attacco sin dall'inizio, sin dai primi chilometri. Voleva la fuga e l'ha trovata. È riuscito a portare via un drappello di tre persone, insieme a lui un Jakob Fuglsang e un Quinn Simmons. Sono andati via regolari, tranquilli, hanno raggiunto un distacco di ben 7 minuti. Poi però il gruppo non si è fatto attendere, una UAE capitanata da un Pogacar inarrestabili ha iniziato l'inseguimento. A 60 km dall'arrivo Fuglsang lascia il drappello di testa e un tenero giovanissimo Simmons ha dovuto abbandonare la maglia gialla a meno 30 km perché le energie erano arrivate al lumicino. Un Wout van Aert protagonista, un fenomeno, ha cercato l'impresa, ci credeva veramente. A meno 10 km, però questo sogno è sfumato. È stato riassorbito da un gruppo intento a voler fare la differenza con la maglia bianca. Si è subito capito che la UAE aveva qualcosa in testa. A meno 10 km, però, cominciano anche le cadute dovute al nervosismo. Un Vlasov che ha dovuto inseguire fino all'arrivo per non perdere troppo tempo nei confronti della nuova maglia gialla. A 1,8 km inizia l'ultima cotta di 5,8%. Si capisce subito quali sono le intenzioni della UAE e soprattutto di un Pogacar irrefrenabile. Vuole la vittoria, vuole lasciare il segno e così è stato. A meno 500 metri Roglic prova ad anticipare la volata e a vincere la tappa, ma Pogacar si è alzato sui pedali, una volata irrefrenabile, irresistibile, ha vinto a mo' degli sprinter ed è riuscito anche a conquistare la maglia gialla. Dopo 2 anni consecutivi dove lui è il vincitore indiscusso, si è riportato a casa la maglia che ha sempre indossato. Domani inizieranno le prime vere salite. Un Caruso che anche oggi perde oltre 20 secondi. Speriamo di ritrovarlo insieme alla sua Barena a fare lotta nelle prossime gare del Tour, dove veramente le salite lasceranno il segno. Ci vediamo e continuate a seguirci nelle prossime tappe del Tour. Ciao!